Il sindacato UIL e le amministrazioni locali si interrogano su una delle principali conseguenze della pandemia. Il rapporto fra logistica, e-commerce e riorganizzazione delle città nel convegno organizzato da UIL Lombardia e UIL Piemonte, tenutosi a Legnano, si è posta l'attenzione sulle ricadute nell'Ovest Milano, una delle aree che vede maggiori cambiamenti e in cui il digitale, in tutti i settori, richiede di ripensare al futuro con nuovi strumenti ed idee. Abbiamo avuto in questo settore, che era già in sviluppo, un piccolo stop e poi una ripresa e uno sviluppo invece molto 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 marcato. Ricordava Francesco prima, no? Come le persone abbiano avuto forse un accesso maggiore, no? Agli strumenti elettronici e digitali, si siano in questo periodo anche abituati, perché se in quel momento erano costretti, sono stati costretti perché non potevano uscire di casa, poi hanno imparato come funziona, hanno avuto magari maggiore dimestichezza sia con l'utilizzo di quei mezzi sia con i pagamenti eccetera, e questo trend è rimasto. Se registriamo i dati della crescita dell'e-commerce nell'ultimo anno e mezzo, cioè in Italia siamo a circa il 78%, questo è il dato che leggevamo, mentre a livello globale è il 58%, quindi vuol dire che in Italia questo strumento sta, no? Forse eravamo più indietro prima, no? E quindi la crescita è stata maggiore. Hanno definitivamente abbassato la serranda oltre 390.000 imprese del commercio. In contrapposizione, le imprese che sono registrate al registro imprese relativo al commercio online, primario o secondario, sono 10.467 contro le 6.968 dell'anno precedente. La crescita è quasi del 50% contro il 20% dell'anno precedente. Siete in mezzo a una trasformazione enorme, cioè quel mix che si sta creando sempre di più tra dimensione fisica e dimensione digitale. Voi siete persone in carne e ossa, siete persone che lavorano in settori dove le mani contano, dove si fa fatica, dove si suda, una dimensione totalmente fisica, ma dipendete totalmente oggi nell'e-commerce da una dimensione che è totalmente dematerializzata, che è digitale. Allora interrogarsi per capire come una realtà locale possa per esempio valorizzare quei luoghi di prossimità, di fisicità, che vivono però anche di relazioni portate dal digitale, diventa parte, dal nostro punto di vista, di una visione di una città sociale.